questa a Cardillo gliela facciamo pagare il doppio. I turisti li facciamo pagare il doppio. Io lavoro per me, non devo fare favori a nessuno. Non sono mica un comunistaccio porco. Amore, se vuoi tra poco prendo le ferie. Mi chiamo fuori. Sì, chiamati fuori che è meglio. Ma faccio una chiamata e... Ma no, no, amore, tanto sono impegnata anch'io questi giorni. No. Oh, ma che bel figliolo che ha comare Agnese, eh? Con la sua divisa, le sue striscettine, le sue stelline. E via, guercio fottuto! Ti sarai tinta i capelli per dimenticarmi. Il sangue è rosso. Ti detesto perché mi hai costretto ad essere mondano con la tua assenza. Sono stato perfino al bar. Sai benissimo che lui era a casa, che non potevo venire. È stato tutto il giorno a casa. Non è neppure andato a lavorare. L'altra sera ho rivisto Senso. Luoghi pubblici costituiscono un crimine di indifferenza. E poi, bella famigliola che sareste. Tu non hai capito nulla. Pensi che lo ami? Non si deve mai capire. Ci sono i fatti. Tu lo sai perché si fa una famiglia? No. Perché è bello venire dentro. Ecco perché. Bello schifo. Lo schifo è essere zelanti. Zelante vuol dire geloso, come pantalone. È lo spirito aziendale che lo frega, è lo spirito aziendale. Io che stavo sempre così ad agio da solo, ma non posso star solo se qualcuno da qualche parte non soffre all'idea di non poter stare accanto. Mia compagnia. Ma come sarebbe bello starsene sempre qui, a fare del cinema dal letto di casa. Tranquillo, è troppo severo con te stesso. E bisogna andarsene in campagna, stare sempre lì. Nei dipinti di Delacroix c'è sempre, in lontananza, una città in fiamme. E a me è questo che va. Mi piglio un cancro a sto finanziere. Tu sei passata da un salvadanaio ad un artista. È bravo il lavoratore, anche se qualche volta mi fa preoccupare. Con quei turni di guardia così lunghi, ho sempre paura di non vederlo tornare. Sua madre è proprio un'idiota. Ma cosa fa? È sempre lì a lisciarti i capelli. A tavola, poi. Ma dai, non andiamo mai a trovarla. Tanto ci trova lei, quella rincoglionita. Torniamo a noi. Domani vado in licenza. Ho il giorno libero. Alessandra? Cos'è, Alessandra? Ma nulla, figuriamoci, coglione. In verità, non si è detto mai abbastanza poco.
Ma tu sei una creatura così immorale. E poi gli sbirri, lo sai, mi sono sempre stati a tormentare. Non mi importa di lui, lo sai. Io faccio solo ciò che mi piace. Tu invece fai tutto, come tutti. Ma credi che starei con lui se avessi un posto? Eternità, il tuo nome è lavoro. Vorrei due pistole per un viaggio che intendo fare. E vorrei due o delle pistole per un viaggio che intendo fare. Vorrei delle pistole per un viaggio che intendo fare. Vorrei due o delle pistole per un viaggio che devo fare. Vorrei delle pistole. E per un viaggio che devo fare, vorrei delle pistole. In verità, non si è detto mai abbastanza poco, ma tu sei una creatura così immorale. E com'è stare con un grand'uomo? Ma l'uomo è grande solo per sé, e tu non eri che un pretesto. Dove la storia era il testo, inutile se non sa dare brividi. Questo è già qualcosa.